San Casimiro, principe di Polonia, nacque in una fredda alba d'ottobre del 1458, in un regno dove la neve copriva le terre come un manto bianco. Sin da piccolo, la sua vita fu diversa da quella degli altri bambini reali. Sua madre, una regina di cuore puro, gli insegnò che la vera grandezza non stava nel lusso o nel potere, ma nella bontà e nella devozione. Casimiro crebbe così, avvolto non in sete preziose, ma in una semplicità che risplendeva più di qualsiasi gemma. Il suo cuore batteva per l'amore verso Dio e la Vergine Maria. Ogni giorno, come se danzasse in un abbraccio celeste, recitava un inno d'amore per la sua dolce madre, un canto che portò con sé fino alla tomba. La notte, mentre il palazzo dormiva, Casimiro vegliava in preghiera, trovando nel silenzio delle stanze oscure la sua più profonda consolazione. Quando il popolo ungherese lo chiamò a essere re, sentì il peso di una corona che non desiderava. Spinto solo dal dovere verso il padre, accettò, ma il destino volle che non portasse mai quella corona. Tornato al suo castello, decise di vivere lontano dal clamore della corte, dedicando ogni istante alla preghiera e all'amore per il prossimo. Per 12 anni visse così, in una solitudine che era tutt'altro che vuota, perché piena di un amore che abbracciava il mondo intero. La malattia lo colse, ma non riuscì a spegnere la luce che irradiava dal suo volto, una luce di pace che confortava chiunque lo guardasse. Quando seppe che il suo tempo su questa terra stava per finire, si preparò con gioia, accogliendo la morte come un'amica. Morì a Vilna, lasciando un vuoto incolmabile in coloro che lo avevano conosciuto, ma la sua tomba divenne un faro di speranza, un luogo dove i fedeli trovavano conforto e miracoli. Centoventanni dopo, quando aprirono la sua tomba, trovarono il suo corpo incorrotto, come se il tempo avesse rifiutato di consumare la sua purezza. La sua santità, riconosciuta da Papa Leone X, che lo canonizzò nel 1521, divenne un simbolo eterno di fede incrollabile e di amore senza confini. San Casimiro continua a vivere nei cuori del popolo, un protettore che dall'alto veglia con amore serafico su chiunque cerchi conforto e guida nella sua eterna luce. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.